regione, ma anche coda. È stato presentato alla Lamezia Terme Calabria Fest, Festival della Nuova Musica Italiana Calabria Music Award, presso la Sala Napolitano del Comune in via Perugini. Presenti il sindaco Paolo Mascaro, il presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, la presidente dell'associazione Art Music & Co., Giusy Leone, il conduttore responsabile di Radio Rai, Gian Maurizio Foderaro, il direttore artistico Ruggero Pegna e il direttore tecnico Giacinto Lucchino. Sì, in questo caso Rai Radio Tutta Italiana, che è una delle nuove realtà digitali, la Rai ha impegnato molto in questa nuova offerta che è DAB, che è satellitare, e noi siamo ovviamente tutti indirizzati verso i talenti della musica italiana. Questi elementi si concretizzeranno appunto nel nostro appuntamento in cui andremo a selezionare dal territorio, da tutta Italia, quelle che saranno alcune delle band più interessanti. Avranno promozione attraverso la radio, ma per noi è un modo per essere più vicini al territorio attraverso anche le nuove realtà della musica italiana. Il momento di crescita dell'anima, cioè l'anima di una regione, l'anima di una collettività, l'anima di una collettività ha bisogno di nutrirsi di cultura e lo si vede quotidianamente, vi è una fame, un bisogno disperato di poter accrescersi. Non è solo l'aspetto economico importantissimo, non è semplicemente l'aspetto quindi di poter dare lavoro, di poter diffondere un qualcosa, è la crescita di una comunità. La comunità intanto potrà veramente aspirare ad altro in quanto la cultura sia l'anello diffusore di crescita. Allora la cultura è estrinsecazione di tutto, da quello che si è detto, bande musicali, festival della nuova musica italiana, ormeggi che è un festival letterario e tante tante altre iniziative. Noi oggi avevamo bisogno, veramente, nella nostra città, di poter in questo momento immaginare che ritorniamo ad essere baricentro anche di folle, di partecipazione, di voglia di esserci, di voglia di essere protagonisti. Lamezia ha pagato tanto e sicuramente vedrà in questi 3 giorni così ben strutturati, così ben organizzati e sicuramente così ben partecipati, una luce che deve guidare quella che è la sua rinascita. Da domani parte la selezione nazionale, perché questo festival, se ricordate un po' il cliché, il format del Demofest, questo festival intende selezionare a livello nazionale le migliori nuove proposte. Quindi parliamo di un festival, il sottotitolo è proprio Festival della Nuova Musica Italiana. Abbiamo l'ambizione, perché non solo la competenza di Gian Maurizio Foderaro ci consente di poter fare questa affermazione, ma la giuria che andremo a comporre con giornalisti di testate nazionali specializzate nella musica, ma anche con alcuni di voi che tireremo dentro nelle fasi, man mano che andremo avanti con la manifestazione, l'ambizione è quella di voler assegnare ogni anno il Calabria Fest Music Award, cioè il premio alla migliore nuova proposta dell'anno. Noi vogliamo che questo festival cresca, vogliamo che il vincitore di questo festival sia credibile, ripeto, proprio perché selezionato innanzitutto da gente competente e qualificata.